Bentrovati amanti dell'horror in questa nuova reaction! Oggi di nuovo con la coppia più trimonica che sia mai esistita! C'erano mancati, eh? Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre che i fumetti di Jeffrey Killer, Le Origini, volume 1 e volume 2 sono disponibili su Amazon! Se non li avete ancora presi, stanotte una vecchia scellerata verrà a mangiarvi! Io ve l'ho detto, uomini avvisati, mezzi salvati. Ma ora iniziamo! Per questo episodio siamo stati contattati da una ragazza di nome Lucy, che è preoccupata perché sua madre Gloria è incinta e pensa che abbia concepito il bambino in modo innaturale. Lucy pensa che se sua madre partorirà ci sarà qualcosa di terribilmente sbagliato nel bambino. Cominciamo già bene. Non è nemmeno sicura di come sia rimasta incinta e da quando ha in grembo questo bambino è diventata animalesca. E ha iniziato a puzzare. Ci ha inviato questo video come prova. Cosa? Si è rot! Mamma? Mi che paura! Premere X con le chiappone già all'inizio di questo video? Ora Lucy pensa che sua madre partorirà presto e ha bisogno del nostro aiuto per convincerla a non portare a termine il parto. Andremo a casa loro, te pareva. Figuriamoci, eh. Non è che chiamano la polizia, no, vanno a casa loro. Aiutiamoli a casa loro! E vedremo cosa sta succedendo a questa famiglia. Ehi amico, perché siamo coinvolti in questa storia? La gravidanza di sua madre non è un ozzac nostro. Chester, ma non possiamo farci nulla. E se sua madre fosse pericolosa? Andiamo da lei e scopriamo di più sulla situazione. Oh mio Dio, eccoli che guidano per mezz'ora, lo sapevo. Ma che ce frega, ma che ce importa. Sono arrivati, sia santificato Tony Cacone. Bobbe male. Ovamont vanno a bussare alla porta, in sta casa maledetta uscita dai peggiori film horror. Oddio, cosa c'era sul pavimento? Non facciamoci troppe domande. Parker, come al solito, bussa utilizzando uno strano codice Morse, che non ho mai capito il perché faccia così sto baccalà. Marone mo apre la porta e si trova davanti un italo-americano furibondo. Oh my god, scazzerà la menchia. E invece no, è una Patong troppo cresciuta. Ehi, so che è strano, ma tua figlia ci ha mandato un'email, dice che è preoccupata per te. Mi dispiace deluderti, dice la tipa, ma io sono la figlia di mia madre incinta. Ah, strafigura è me da parte di Parker, che l'ha confusa con l'anziana. Cosa? Ma sei talmente vecchia che pensavo fossi tu la sciura incriminata. Parker, ma l'educazione te l'hanno insegnata all'Accademia dei Puffi? Me, grande pu, che cazzo vudane? Mannaggia la miseria. Beh, possiamo entrare a vederla? Certo, risponde lei. E nella sua stanza, seguitemi. Non vediamo proprio l'ora. Siamo tutti estremamente curiosi. Uè raga, andiamo. Ma bro, ma se questa è la figlia, quanti anni avrà la madre? Chester, ma la smetti di insultare la vecchia, la smetti. Oh no, era proprio lì e adesso se n'è andata. Per l'amor di Dio, perché si muove la sedia a dondolo? Perché? Annullo tutte le maledizioni che questa vecchia mi può mandare. A questo punto Chester esce dalla casa e si avvia verso la macchina. Non si capisce il perché. Forse si sta già cacando sotto. Ma ecco che fa capolino la vecchia e lo ferma. Chester è terrorizzato da un'innocua nonnina, da nonna di Pixel. Ehi, non puoi andartene ora, dice la vecchia. Ti ho preparato i miei biscotti speciali. Ma per tutti gli dei stammi lontano, anziana inquietante. Fai schifo, da vai. Maronne santissima, è incinta di un baby Pixel, ne sono sicuro, ragazzi. Beh, dobbiamo sederci e parlare con loro. Ma cosa da ridere la babushka? È il suo compleanno? Regia, una nonna che ride. Oh, che carina, la sciura sta portando i biscottini fatti in casa ai trimoni. Ma merda, merda, che schifo, mi sto a sentire male, mi viene da sboccare, che cos'è quella roba? Ah, porco schifo. E Parker, con nonchalance, dice: puoi sederti qui, per favore? Ma questo è pazzo. Ok, signorine, grazie per esservi sedute. Signorine, è un piacere per me, dice la vecchia.
Quindi Lucy ci ha mandato un'email perché è preoccupata per la gravidanza. Esatto, non è naturale. Ha 78 anni, non so come sia successo. Hai provato a chiederle come ha concepito questo bambino? Ma che stai a dire? Ma non lo vedi che è fuori di testa? Ehi, mamma, come sei rimasta incinta? Beh, vedi, cara, io e tuo padre ci amavamo tantissimo. Mamma, papà è morto 10 anni fa. Mi dai il numero del tuo spacciatore, per favore? Puoi per favore dirci come sei rimasta incinta? Dice quel trimone di Parkinson tenendole la mano. Ma speriamo che si è preso il Covid. Ma attenzione, la vecchia guarda il baccalà e sentite bene, sentite? Bro, what is that? Si è pisciata tutta sotto, ma che schifo, la puzza, la puzza! Ah no, scusate, le si sono rotte le acque, sta per partorire. I miei calzini si stanno bagnando, dice Chester, per l'amor di Dio. Lucy, penso che tua madre stia entrando in travaglio, aiutaci a farla partorire. Oh sì sì, solo un secondo, vado a prendere le sigarette e torno. E fu così che Lucy scappò in Messico. Come darle torto, eh? Chester, dai, stai tranquillo, tornerà subito. Sì, sì, Parker, contaci. Mi raccomando. E infatti sta scappando a gambe levate, come se non ci fosse un domani. Brava, Lucy, brava, hai fatto la cosa giusta. Se n'è andata e non tornerà mai più. Fa niente, dobbiamo aiutare comunque Gloria. Bro, ma sei scemo in culo? Non ci penso minimamente. La vecchia intanto è sull'uscio della porta, probabilmente li vuole mangiare. In meno di un minuto. Ragazzi... Signora Gloria, lei sta per partorire, dobbiamo prepararci. Volete fare un bel puzzle con me? Un puzzle? Scassa la minchia. Oh my god. Sì, ho tanti giochi da fare con voi. Guarda che faccia, guarda. Questa è pazza. Amico, questa vecchia non è normale, andiamocene. Chester, io lo so che sei il più intelligente del duo, ma l'hai già detto 4 volte. Fratello, se sta per davvero avere un bambino, dobbiamo essere qui per assicurarci che nasca correttamente. Ma è troppo vecchia per avere un bambino, e perché sua figlia dovrebbe andarsene? Sta succedendo qualcosa di malato qui. Sì, è quello che stiamo cercando di capire. Metterò delle telecamere per filmarla e poi andremo a dormire. No, 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 telecamere. Telecamere? No, telecamera. Quanti schiaffoni che gli darei! Evo con nonno Gozzalo! Ma cosa fa Chester? Perché tocca quei biscotti conditi con dei capelli inquietanti? Ma perché è così stupido? Siamo andati a dormire, ma speriamo che non vi sveglierete mai più, mai più. Va, 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 va che imbecilli, va. Dormono. C'è il tunnel di Tony Cacone, c'è la stanza della vecchia che si dondola su una sedia. Mentre canticchia, regia fantasma, metta un Ezio Greggio per cortesia, così, tanto per... Ancora che canta sta pagliaccia? Ma che pensa di essere a Sanremo? Oddio, si è addormentata. E poi è sparita. Premere X, premere X. Dai, che mo vengono sbottigliati. Dai, dai, preghiamo, preghiamo tutti insieme. Santo cielo. Ma si era messa sotto al letto, ma perché? Mettete al sicuro le vostre pance. Cosa? Come? Chiamate un prete, un esorcista, svegliatevi per tutti gli dei dell'Olimpo. No, no, no. Gran sacerdote dei baccalà, re di Pizzolao. Ma aiuto! Ma sta tirando testate contro la porta! Ma i nani, i nani, i nani, dove sono? Dov'è la mandragola, il fico sacro? E non si svegliano i trimoni! Maronne, che nervoso mi fan venire, maronne! Sentite che rumore sta facendo? Ah no. E loro intanto stanno sognando i My Little Pony. Oh, e finalmente Chester si è svegliato! E che cos'è? Sveglia anche Parker, che non è molto contento di questa cosa, lui voleva dormire. Santo cielo, io sono il contenitore. Non voglio avere niente a che fare. Chi dorme stanotte? Nemmeno nei peggiori film horror di Caracas, ste cose orripilanti. Icaro, diglielo, diglielo. Andiamo, fratello. Cosa? Andiamo. Ma siete pazzi per Gesù? Ma i neuroni ce li avete? Mamma, Parker trova le pelotas di aprire la porta e si ritrova davanti la nonna che ride. Ah! È arrivato il momento di partorire. Dai, bro, dice Parker, facciamo nascere sto bambino di Satana. Non ho parole. Non ho parole, ragazzi. Penso che sia qui. Ma che ozak sta succedendo?
cosa ci fa un lettino per le donne incinta nella cantina di questa casa? Ma non si riesce a capire un Ozak! Ma che oh! Maronne, che schifo, tutti i liquidi per terra! Se non vomito oggi non vomiterò mai più in vita mia! La vecchia prende il braccio di Parker e lo stringe! Godo e Chester viene bagnato dai liquidi della vecchia. Mi dissocio, mi discosto, mi dilungo, Gandalf e Delfini come se piovessero, signori! Qui c'è tutta una lunga sequenza della vecchia che ovviamente sta morendo dal male. Parker e Chester non stanno facendo niente per aiutarla, niente! Finché non spunta fuori qualcosa dalle cosce della signora. È nato! È nato! Grande ciò! Ma questo qualcosa che ha partorito si muove e si allontana. Parker corre a vedere. Oddio, sta strisciando velocemente, lasciando una scia di merda alle sue spalle. Oddio, che cos'è? Una pantegana? Un pistrelo? Pistrelo! Ma... Non sono riuscito a capire il significato. Gli mancano le braccia e le gambe a questo uomo. Parker si cacca sotto e chiude la porta alle sue spalle. Ma poi la riapre e il mostro è scomparso. Ma attenzione! Fa coppolino dalla porta un essere raccapricciante, senza braccia, dalla pelle bianca. Scappate, Ozak e contro Ozak, scappate più veloce che potete. Ma è il Nemesis, ragazzi, guardate, è uguale. Scappa, corri, c'è il Nemesis. Posso essere inquietato, legge fantasma? Posso? Ma i due baccalà supremi mica scappano fuori di casa. No, si nascondono dentro un armadio. Ma io cosa devo fare con loro? Nel frattempo la vecchia è morta e al mostro gli sono ricresciute le braccia. Ma cosa vuole fare, mostro scellerato scostumato? Cosa vuole fare? No, ma... Ma come? È rientrato nel corpo della vecchia? La stessa vecchia che l'ha partorito? Ma che cosa sto guardando, ragazzi? Ma sto video dovrebbe essere vietato ai minori di 89 anni! Monella! È la volta buona che uno dei due trimoni ci lascia le chiappette a sto giro, eh? Merda! La vecchia è posseduta di nuovo, si sta avvicinando, ma è Satana, forse? Stu satanico qui! No, stammi lontano, stammi lontano! Meno male che ho messo il pannolino. Vediamo se capiscono che devono abbandonare la casa e le telecamere, eh? Vediamo quanto ci mettono, vediamo. Sono proprio curioso. Stammi lontano che non voglio ammalarmi, ti tiro quattro schiaffoni al volo, ti faccio ribaltare a destra e sinistra, a destra e sinistra. Sciocco basito, evoco Richard, Charles, Johnson, Stewart. È veramente spaventoso. Ma porca miseria, sono riusciti a salvarsi anche a sto giro. Inutili, come un dito dove non batte il sole. Non hanno risolto niente, come al solito. E se ne sono andati, queste galline. Oh, abbassa quella voce da gallina. Siamo arrivati alla macchina e siamo tornati a casa. Abbiamo provato a chiamare Lucia e Gloria. Nessuno di loro ha risposto. Ma Parker, hai capito quello che è successo in quella casa o no? Ma ci sei o ci fai? Sei scemo o mangi sassi? Finisce così, ragazzi, nel no sense più assoluto. E voi che facete? Raga, buona domenica a tutti voi, miei fans. A 40.000 like, lo giuro! Vado da Ready Pixel, lo faccio partorire. Lo faccio, non me ne pento. Quant'è vero che mi chiamo Gianmarco Zagato? Senti, andiamo via, per favore.